Ciao, buonasera Elena e benvenuta a Bestia che giovedì. Buonasera Marzia, buonasera a tutti. Allora, oggi come sai parliamo di festività natalizie e dei nostri amici a quattro zampe. È un periodo dell'anno particolare dove ogni volta sulle nostre tavole abbondano tanti prodotti che magari non sono proprio l'ideale per i nostri amici a quattro zampe. Quali consigli hai da dare per tutti noi? Allora, siamo molto vicini alle feste, quindi si tende a essere un po' di manica larga, questo è verissimo, soprattutto quando si mangia a tavola e i nostri amici a quattro zampe si avvicinano per chiedere qualcosa, bisogna fare un po' di attenzione, soprattutto a determinati alimenti che possono essere addirittura tossici per loro. E quando parlo di alimenti che possono far male, intendo l'uva, l'uvetta, la cui ingestione nei soggetti ovviamente più sensibili può dare dei disturbi gastroenterici e addirittura portare anche nei casi più gravi a un'insufficienza renale acuta. Quindi assolutamente da evitare. Anche la noce moscata può dare dei problemi legati a tossicità più che altro del sistema nervoso. La birra non andrebbe data, però insomma spero che questo non venga in mente. I proprietari, il caffè e il tè, perché contengono delle sostanze come la caffeina e la teina, che sia per i cani che per i gatti possono indurre un aumento della frequenza cardiaca e anche dei disturbi neurologici. Poi assolutamente da evitare il cioccolato, questo è abbastanza noto, perché contiene una teobromina che è molto simile alla caffeina, che risulta tossica quando viene, perché ha un tempo di metabolizzazione più lungo rispetto all'uomo. Ovviamente si parla di dosi tossiche molto elevate, però diciamo che anche solo un cioccolatino per un cane di 10 kg, se è cioccolato fondente, che è più tossico rispetto ad altri cioccolati, sicuramente può dare dei sintomi, come ad esempio gastroenterici, anche iperattività, tremori e addirittura anche episodi ben più gravi, quindi da evitarsi. Elena, è sempre un po' difficile, no? Durante le feste mantenere quello che è anche per i nostri amici a quattro zampe, un equilibrio, una dieta equilibrata, diciamo così, bilanciata durante tutto il periodo festivo, perché comunque abbiamo voglia di condividere con loro anche, insomma, un po', quelli che sono, le coccole, a base di cibo. Inoltre piacere alla fine, adesso Esatto. per loro, o almeno desideriamo che lo siano anche per loro. Come possiamo coniugare le due cose, cioè dare un'alimentazione sana, ma anche insomma concederci qualche lusso gastronomico, anche concederlo anche ai nostri amici a quattro zampe? Beh, allora, calza a pennello questa tua domanda perché prima di tutto bisogna dare degli alimenti che siano formulati per e messi in commercio per cani e per gatti, perché quello ti dà la certezza che siano stati valutati sia dal punto di vista della formulazione che dal punto di vista proprio produttivo, nei loro fabbisogni essenziali, anche nei massimi che alcuni nutrienti possono dare da parte di esperti veterinari e nutrizionisti, quindi questa è una garanzia. Esistono degli snack che abbiamo lanciato l'anno scorso, si chiamano Mongi Gift, che diciamo vanno a coprire diverse tipologie sia di proteine animali che di fonti alternative di carboidrati, perché sono tutti formulati senza cereali, e che rispecchiano anche un po' i gusti di Natale, ad esempio salmone con melagrana, piuttosto che il coniglio con mandarino. Abbiamo veramente tanta scelta. E questo permette un po' di dare un vizio e associarlo a quello che in realtà abbiamo a tavola. Certo, tra l'altro i Monge Gift hanno anche tutta una serie di funzionalità, no? Perché sono anche, diciamo così, degli snack funzionali perché aiutano i nostri amici a quattro zampe per varie cose, dal mantenimento sano delle cellule acute al resto. Esatto, perché vabbè, come dici tu, come ben detto e ti ringrazio, hanno ognuno una sua funzionalità, nel senso che abbiamo funzionalità per la cute, per il sistema immunitario, l'accrescimento, per l'allenamento, per la mobilità, per diciamo una digestione sensibile.
Per il gatto abbiamo anche il dental, l'appetito difficile, piuttosto che l'airball, quindi per facilitare l'espulsione dei boli di pelo. E queste funzionalità sono supportate dagli ingredienti che hanno avuto una pubblicazione scientifica, uno o più pubblicazioni scientifiche proprio sulla medesima specie animale, che ha dimostrato tale funzionalità. Quindi molto utili. In più abbiamo deciso ovviamente di svilupparli senza coloranti artificiali, senza zuccheri aggiunti, prodotti in Italia e Europa, e con un limitato apporto di chilocaloria, perché insomma non vogliamo dargli un vizio che poi vada a impattare eccessivamente sull'apporto calorico. E poi dimenticavo, ma è molto importante, alcuni di questa linea, in particolare 20 snack, sono anche monoproteici, che è una cosa molto richiesta quando hai un cane allergico, non vuoi dargli una proteina diversa da quella che dai di solito con le crocchette con l'umido. Con lo snack noi siamo riusciti a introdurre questa novità. Ecco, parlando proprio di allergie, che è una delle cose che capita sempre più spesso nei nostri amici a quattro zampe, quali sono le intolleranze, come si possono soprattutto riconoscere e gestire le intolleranze alimentari nei cani e nei gatti? Allora, domanda non semplice, perché non sono, come si suol dire dal punto di vista medico-veterinario, patognomoniche, cioè vuol dire che non c'è una sintomatologia che ti dice ting, allergia alimentare. No, abbiamo dei sintomi che sono più frequentemente riscontrati, ad esempio un prurito non stagionale, piuttosto che dei sintomi gastroenterici come la diarrea, ma in realtà anche il vomito può essere associato alle allergie, anche un prurito che non ha una localizzazione specifica. Solitamente si colloca a livello del cavo ascellare, a livello dell'inguine, ma vi sono anche dei casi in cui si va a collocare al di sopra della base della coda. Quindi è un po' complessa la diagnosi, motivo per cui bisogna escludere tutti quelli che sono gli allergeni che sono stati ovviamente alimentari, che sono stati somministrati finora all'animale per almeno 8 settimane, vedere se questa sintomatologia sospetta sparisce. Detto ciò, si va a provocare, quindi si reintroduce l'alimento insomma che contiene gli allergeni, e si va a vedere se questi sintomi ritornano. Questo è l'unico modo per capire se davvero abbiamo di fronte un'allergia alimentare, perché solo basarsi sulla sintomatologia non è sufficiente. Ecco, allora, tra l'altro, per il Natale, torniamo sul tema di Natale, perché è quello della puntata, e abbiamo voglia un po' anche di preparare, di condividere anche magari il cenone, queste cose così, per non incorrere nei problemi che abbiamo amici a quattro zampe. Abbiamo dei prodotti. Monge offre dei prodotti che sono sicuri e che magari ci permettono di fare di offrire ai nostri cani e gatti un pasto un po' magari diverso dal solito? Sì. Abbiamo un'ampietà di scelta che fa paura ogni tanto, nel senso che abbiamo più di 16 proteine animali, abbiamo prodotti con cereali, senza cereali o con ridotto contenuto di cereali, quindi la scelta è molto ampia. Quello che io consiglio è che sia secco, che sia umido, che sia snack, rispettiamo quelle che sono le proteine e le fonti di carboidrati che di solito diamo, nel senso che va bene fare un'eccezione, però comunque stiamo in linea con quello che siamo soliti somministrare, soprattutto se abbiamo di fronte un soggetto in cui sospetto un'allergia alimentare. Nel senso che adesso con questa novità dei gift possiamo dare davvero l'anatra con banane, piuttosto che il maiale coi fichi, cioè ce n'è di ogni da scegliere, quindi almeno selezionare l'ingredientistica macro che siamo soliti somministrare. Poi dopodiché scegliamo le sfaccettature dell'ingrediente funzionale, del frutto oppure dell'erba botanica che più ci aggrada o che più ci incuriosisce. Però almeno i macronutrienti li rispetterei. Ecco Elena, siamo in chiusura dell'intervento, ci lasci con qualche consiglio per i nostri spettatori? Beh, assolutamente, godetevi queste vacanze, meritate dopo un intero anno e passatele insieme ai vostri amici quattro zampe, perché sono una compagnia e hanno un affetto che possono trasmetterci che è unico. E quindi questo è il mio consiglio.
Grazie, grazie Elena, e a una delle prossime puntate di Bestia che Giovedì. Ciao. Grazie mille, ciao.